Rimane grave ed è ancora in coma nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cattinara, il 57enne originario di Udine, investito sulle strisce pedonali nella notte fra giovedì e venerdì in via Giulia, all'altezza del civico 53. Un impatto violentissimo all'1:30 di notte. Il conducente dell'auto, un triestino di 45 anni, non si era fermato a prestare soccorso al malcapitato, sfrecciando via dal luogo dell'incidente. Dopo poche ore la polizia locale era riuscita a rintracciare sia l'auto che il pirata della strada, grazie alle telecamere di videosorveglianza della zona, comprese quelle della caserma della Guardia di Finanza di Via Giulia, che hanno immortalato la targa dell'auto ricercata. Il veicolo si trovava parcheggiato a San Giovanni, vicino a Piazzale Gioberti. Ieri mattina il conducente, 45enne, era stato portato in caserma dagli agenti della polizia locale per essere interrogato, ma l'uomo ha negato ogni tipo di coinvolgimento nel grave fatto di cronaca. L'automobile, con evidenti segni sulla carrozzeria riconducibile all'investimento, è stata sequestrata e sottoposta ai controlli della polizia scientifica, mentre il triestino, con alle spalle un precedente per guida in stato di ebbrezza, è stato denunciato. Dovrà rispondere di omissione di soccorso e delle gravi lesioni ai danni del 57enne investito. L'indagine è affidata al pubblico ministero Pietro Montrone.